lo scorso anno che aveva visto una serie di incontri dedicati al mondo antico, ripartiamo dalla Bibbia. L'idea è quella di presentarvi in maniera piuttosto rapida i primi secoli, quelli dell'età romanica, ne parliamo oggi dell'età gotica, e poi invece in maniera un po' più profonda e puntuale di quanto abbiamo fatto in passato, affrontare perlomeno quelle grandi figure, quei grandi artisti che hanno contribuito a cambiare, rinnovare, portare avanti il discorso appunto della cultura e dell'arte generale. Quest'anno ci dedicheremo appunto un po' agli inizi, e figure come due Segna, che aprono la strada appunto figura che da sola ci richiede un approfondimento di un tempo. Parto subito e chiedo ancora scusa proprio dell'avermi fatto attendere. Parliamo oggi di arte romantica. Lascio la parola a un chierico medievale, Rodolfo il Ladro, vive nelle Gallie in un'epoca poco dopo l'anno 1000. Pareva che la terra stessa si rivestisse tutta di un candido manto di chiesa. E cosa è successo? È successo che appunto quella fine del mondo tanto temuta, l'anno 1000 era visto con questo grande timore, non è avvenuta. Non solo, il mondo sta ritrovando una sua appunto fisionomia, una sua maggior tranquillità e serenità. Sono finite le invasioni barbariche. Proprio nel secolo precedente, i due grandi avvenimenti, la battaglia di Lecce, l'imperatore Ottone, uno di quegli eredi del Sacro Romano Impero creato da Carlo Magno nell'ottica di far rivivere l'universalità dell'impero romano, ha vinto gli Ungari, l'ultima grande invasione barbarica. In quegli anni il conte di Provenza Ugo, a capo di un appunto esercito cristiano, batte i saraceni alla foce del Rosso. E quindi anche quell'invasione araba tanto temuta, già bloccata da Carlo Martello in precedenza, di Carlo Magno, e che adesso si era insinuata attraverso le piraterie saracene, viene fermata. Quindi l'Europa può vivere d'ora in avanti un momento più tranquillo, più sereno, che porta pian piano alla ripresa, alla rinascita. Sarebbero tante le cose da dire per capire meglio dove stiamo andando. Mi limito ad alcuni accenni perché il discorso sarebbe molto complesso. Basterebbe sottolineare che riprendono vita le città. Cito il caso di Bergamo, tanto per fare un esempio che è abbastanza eclatante. Bergamo era stato un antico municipium romano, era stata distrutta pressoché totalmente da Attila, siamo nel 422. Aveva continuato a vivere con una sorta di opium, di fortezza, prima come un capo longobardo, poi come contea franca, ma è solo che riprende vita. Quello che era appunto l'antico municipium torna a vivere la città, iniziano a nascere i primi borghi, sta nascendo una nuova classe sociale. Con un termine alto tedesco, un termine antico tedesco, si inizia a parlare di borghi esili. Una serie, oggi diremmo, di piccoli imprenditori, una serie di commercianti, di artigiani, che trovano in Bergamo la possibilità di ripartire. Il nucleo fondante è la nascita della fiera di Sant'Alessandro. Bergamo, avendo una posizione, virgolette, palicentrica nella Lombardia, attrae, diventa punto di riferimento, di contatto, e dagli scambi commerciali nasce l'attività imprenditoriale. Tutto questo vede la rinascita delle antiche città romane, le fondazioni di città nuove, che porta a quello che ci dice Rodolfo, questa voglia di ripartire, di ricostruire, di riedificare. E certo, se voglio essere un po' più preciso, la Bergamo che rinasce poco dopo l'anno 1000 è ancora la Bergamo di Adalberto, il vescovo Conte, che ha appunto investitura come vescovo dal Papa e come Conte, come comites dall'imperatore stesso.
questo sarà un problema che porterà le tensioni fra questi due grandi blocchi e ce lo porteremo avanti in tutto il Medioevo, arrivando poi ai Guelfi e ai Ghibellini. Ma la Bergamo che chiude l'età romanica, che grosso modo possiamo far corrispondere all'undicesimo, dodicesimo secolo, è quella della battaglia di Legnano, è quella della pace di Costanza, e la Bergamo diventa comune, più o meno libero, almeno amministrativamente. Risultato, finiamo con avere una sorta proprio di metamorfosi, di cambiamento, che dal regime dell'età feudale ci porta alla libertà comune. E questo spiega da molte cose. L'età romanica è un periodo di grande fermento, di grande cambiamento, di grande movimento. L'immagine che vedete mostra alcuni dei luoghi forti in cui ci sviluppa il romanico. Beh, romanico nasce dal francese roman, che a sua volta divenge la parola romain. C'è una I di differenza, non è molto. Romano diventa romanico, come lo tradurremo in italiano. Alcuni filologi del Comune e compagni definiscono questa parola, che tra l'altro in francese significa anche lingue romanze, cioè lingue neolatine, e significa anche romanticismo, perché il romanticismo nell'Ottocento, studiando questo periodo, lo prende come modello da investire, rileggere, immaginare, magari idealizzare. Sta di fatto appunto che sotto questa terminologia c'è un aspetto molto significativo. Vengono per esempio del mondo antico, del mondo romano, recuperate le antiche tecnologie costruttive. E questo spiega anche il punto di partenza di quello che è questa incredibile attività edilizia che parte dopo l'anno 1000. Epoca in cui una serie di maestranze ancora oggi si discute dove mettere l'accentazione. Comacine, perché vengono dall'isola Comacina, dalla zona del lago di Como, uno dei grandi centri in Italia, con la Lombardia, dello sviluppo romanico. O Comacini, visto che lavorano con macchinis, con macchinari, recuperando le antiche tecnologie. E sta di fatto che queste maestranze iniziano a portare in giro, per riportare in giro per l'Europa le tecnologie dimenticate perse, archi, porte, centine, contrafforti, che vengono pian piano a tornare ad essere il fondamento delle costruzioni architettoniche. A tenere insieme poi l'età romanica, il boom nel sentire, non solo culturale, ma profondamente religioso. Siamo al culmine di quella che è la visione cristiana, siamo all'epoca in cui a dominare il pensiero cristiano la potentissima abbazia di Cluny, che è appunto nel cuore della Borgogna, segna il rinnovamento della spiritualità benedettina. È il cristianesimo, il cemento che tiene insieme tutto. Chiaramente stiamo parlando dell'Europa intera, non dell'Europa occidentale, perché proprio in quest'epoca assistiamo invece allo scisma d'Oriente e il mondo che poi davanti chiameremo ortodosso si stacca e prende una sua strada per le differenze geografiche, culturali, col mondo virgolette greco sono forti in quest'epoca. Da di fatto che quella che noi spesso immaginiamo come un'epoca cupa, ferma, bloccata, è in realtà un'epoca, diciamo, di grande movimento, di grande sviluppo. È finita la visione autarchica del feudalesimo, dove in qualche modo ogni piccolo feudo era autosufficiente, chiuso in se stesso. È un'epoca di grandi movimenti, di grandi scambi, sottolineati anche da alcuni grandi fenomeni. Beh, è l'epoca delle crociate. Interi eserciti percorrono l'Europa per andare a imbarcarsi nei grandi porti di Puglia, da cui partire per l'Oriente attraverso le navi di Sane. Ma è anche l'epoca dei grandi pellegrinaggi religiosi. Dai pellegrinaggi di carattere più prettamente nazionale, come quello di San Michele al Monte Gargano, o quello di Roma per l'Italia, fino a quello di Vézelay in Francia, e poi i grandi luoghi della cristianità. Ne cito uno su cui torneremo, Santiago de Compostela. Presso il capo di Finisterre, alla fine del mondo conosciuto,
santuario, che denota appunto l'unità di fede e porta incredibili reti di comunicazione. E questi incontri di carattere sociale, militare, religioso diventano spunti per incontri culturali, per incontri di divulgazione di pensiero, e così l'arte romantica diventa tutt'uno in tutto il mondo. Grazie alla visione unitaria, ancorché vedremo estremamente complessa, estremamente sfaccettata, perché getta le sue radici nella differenziazione di carattere storico. Partiamo da casa nostra, dalla Lombardia, quella che vedete è l'immagine vista dall'alto del complesso di Sant'Ambrogio. Abbiamo avuto in passato occasione di parlare di Ambrogio e della sua importantissima opera. Era stato lui a fondare nel luogo dove oggi sorge la basilica che porta il suo nome, una prima chiesa dedicata ai martiri milanesi. Questa chiesa era stata nel tempo rinnovata e adesso vede una ristrutturazione di età romana. Limitiamoci a guardare la pianta e ci accorgiamo che la pianta della basilica presenta ancora la struttura, virgolette, a navata, che avevamo visto presso i primi cristiani, la nave della Chiesa che ci conduce al porto sicuro del Cristo e del Paradiso, e gli aspetti simbolici saranno fortissimi nell'età romanica. Ma laddove un'infilata di colonne tutte uguali scandiva appunto lo spazio della navata, il spazio appare frammentato, spezzettato, dalla presenza di, ecco, vado subito qui, dalla struttura, dalla presenza di grandi volte a crociera che definiscono lo spazio attraverso la forma di quella che viene chiamata la campata. La campata è lo spazio sotteso da una volta a crociera sostenuta da quattro pilastrature. Possiamo fermarci su tutto, perfino i pilastri per sostenere meglio il peso assumono una forma particolare che denota anche una valenza simbolica, diventando in pianta una forma cruciforme. Torniamo un attimo, perdonate, sulla nostra pianta e ci rendiamo conto che subito salta agli occhi che queste campate appaiono di passo diverso nella parte centrale e nell'innavatelle laterale. In particolare l'età romanica predilige, vedremo che il gotico usa altro, il quadrato. E il quadrato è la forma più simmetrica, i pesi si scaricano meglio, più uniformemente dalle varie parti. E allora ecco la forma quadrata, ma il passo delle campatelle è la metà di quello della campata principale. Risultato, a questo punto abbiamo una superficie addirittura di un quarto rispetto al peso di quella centrale. Questo porta anche a una differenziazione dei sostegni. Bastano una serie di colonne o di pilastri ridotti, come nel caso di Sant'Ambrogio, laddove si scaricano solo le campatelle, il pilastro diventa più complesso, più massiccio, più articolato, laddove invece si scarica la grande volta centrale. E tutto questo si riflette anche all'esterno, dove i larghi muri dell'età romana, se qualcuno li ricorda, per bilanciare il peso che un arco porta anche verso l'esterno, i romani erano abituati a realizzare enormi muratori. Non avendo pressoché finestra, gli edifici romani non avevano problemi. Poi, detto fra noi, paga l'erario imperiale, per cui non c'erano nemmeno problemi di posto. Adesso che a realizzare queste strutture sono le piccole comunità municipali, ecco che si inizia a ragionare. E quindi alcuni elementi vengono rafforzati, quelli in cui si scarica la grande campata, altri ricevono un rinforzo minore, mentre le parti di mezzo pian piano si aprono. Beh, all'inizio in maniera estremamente timida, attraverso delle sottili, strette monofore, delle finestre spesso lavorate a strombo per cercare di scavare il meno possibile. Lasciamoli lavorare con calma e arriveremo a qualche momento.
parlando del mondo appunto modico, si arriverà quindi addirittura ad abolire tutto questo. Se do un'occhiata adesso a Sant'Ambrogio in sezione, ci limitiamo alla sezione superiore, mi accorgo che il peso scaricato dalla grande volta centrale in parte si scarica lungo i pilastri, in parte, vista che la risultante dei pesi è diagonale, scarica orizzontalmente. Ecco allora che le navatelle sono troppo basse per ricevere il peso nell'imposta superiore. Risultato, sopra le navatelle vengono realizzate delle gallerie, dei corridoi. Sono quelli che, riprendendo un antico termine degli spazi dedicati alle donne, alle signore, Madonna deriva da domina, dominante signora appunto, è il matroneo. Lo vediamo bene in questa immagine. Ne viene fuori quindi uno spazio nuovo, articolato attraverso l'uso della volta crociera romana, ripresa in un'ottica però nuova, quella della campata, dello scaricarsi dei pesi dei matronei. E potremmo fermarci a lungo su queste problematiche tecniche, non è il nostro caso. Credo che valga la pena di sottolineare però che non solo è stato recuperato l'antico sistema costruttivo, ma si è cercati di attualizzarlo, di migliorarlo, di renderlo più agevole nelle nuove scelte che vengono pian piano portate avanti. Vi proporrei adesso un rapido excursus, cerchiamo di essere più possibile rapidi, sull'architettura europea in generale, perché non possiamo fermarci a parlare soltanto di una piccola realtà, visto che il fenomeno è estremamente complesso e composto. Chiaro che quando entro in un edificio, io leggo in un insieme unitario l'architettura, gli elementi scultorei, se ci sono gli affreschi, gli elementi pittorici. Noi faremo un lavoro un po' così in particolare. Prima parliamo di architettura, seconda tappa scultura e poi un accenno alla pittura, cercando di differenziare il problema, perché il nostro scopo non è conoscere tutto di un edificio, ma cogliere alcuni aspetti generali. Partiamo quindi da Milano, dove di quest'epoca resta ben leggibile San Vincenzo al Prato, e saltano gli occhi alcuni elementi. Per esempio, un certo sistema decorativo, quello degli archetti pensili, che vedete nel coronamento in alto, vengono chiamati così, che ritroveremo in tutta Europa. Erano ben presenti anche, seppur un istante indietro, nell'immagine stessa delle strutture di Sant'Ambrogio. Un elemento decorativo che si diffonderà dappertutto. Ma ci sono anche alcune particolarità, come quei fornici di origine tardo-romana che ritroviamo a Milano. Perché? Perché Milano era stata la capitale di Teodosio, di Ambrogio, del tardo impero romano. E quindi, come dicevamo prima, una serie di ragioni storiche portano a certe scelte che resteranno. E poi l'uso del mattone. Il laterizio tipico della pianura padana lascia il posto, se ci richiamo un attimo a Como, alla pietra. E quindi i materiali variano a seconda delle aree geografiche, variano a seconda appunto di quelle che sono le caratteristiche geografiche e le possibilità, in questo caso estrattive. Calcare di Como, a Bergamo troveremo l'arenaria, che all'epoca si cavava dall'Aldenza e che appunto assume una valenza tutta diversa con il suo gioco più coloristico. Guardando l'abside di San Fedele a Como, vediamo che qualcosa è cambiato anche dal punto di vista proprio dell'impatto visivo. Se qualcuno ricorda San Vitale a Ravenna, con i suoi spazi trasfigurati nella luce dell'oro, dei colori, dei mosaici, spazi in cui il peso, il volume, erano annullati in una ricerca metafisica, ultraterrena, puramente spirituale. Adesso queste valenze più concrete, posso dire terrene, iniziano a fiorare. Ed ecco allora che si vede il gioco dei pieni, dei vuoti, dei volumi, dei chiari, degli scuri, delle membrature, a dare un senso di volumetria e di peso in questa loggetta cieca. Prende il nome così questa loggia, che molto spesso è appunto impercorribile, è soltanto elemento decorativo.
Rimaniamo ancora un istante a Como e diamo un'occhiata alla grande basilica di Sant'Apollonio, grande basilica benedettina, che presenta alcune caratteristiche tipiche del romanico, come gli archetti tesi, ma alcune particolarità lombarde, come il tetto, perché essendo a falde la capanna, è spezzato a salienti, e in questa spezzatura sottolinea la presenza di navate di altezza diversa. È tipico del mondo lombardo. Ma vale la pena fermarci ancora su un altro piccolo problema, ma che ci aiuta a capire poi tutto. Sì, ho parlato di condizioni geografiche, ma non solo. Ci sono anche condizioni di carattere storico, culturale e, perché no, politico. E qui dovremmo aprire un altro lungo discorso, mi limito a accennarlo. Como l'epoca è potentissima, domina praticamente tutti i passi alpini, dal Lucomagno al passo dello Splug, fino ad arrivare allo Iuli, al passo al Maloia, tutti sono in mano di Como. Como è tra l'altro città imperiale, molto fedele all'imperatore stesso. Questo la porta spesso ad essere in discordia con Milano. Milano che sta cercando fin dall'epoca appunto dell'origine comunale, appunto fin dall'epoca di Alberto Vintimiano, sta cercando una sua libertà di carattere almeno amministrativo. Tutto questo, abbiamo detto, si concluderà nelle guerre della Loira Lombarda, nella battaglia di Pontina. Per i milanesi quindi non è facile ottenere la pietra in mano ai comaschi, siccome l'altra città appunto vicina dove trovare pietra è proprio la nostra Bergamo, appunto le cose peggiorano nel momento in cui, bene, dovremmo leggere la storia dell'epoca, Bergamo entrerà in conflitto con Brescia, alleata di Milano. Sarà un disastro per Bergamo, i primi sintomi si hanno per una serie di scontri legati ai castelli di Rogno, Costa Volpino, dell'alta zona del lago, appunto di Seo, del Sedino, e quindi il controllo della Valcamonica, del passaggio della Valcamonica. Cremonesi e bergamaschi alleati saranno gravemente disfatti dagli avversari. È la battaglia della Mano Morte, si racconta che l'altra diventa rossa. Beh, intuite che questa è la realtà, è una serie di piccole città che si scontrano spesso e volentieri per interessi anche di carattere economico e così. Per capire meglio l'epoca, basterebbe dire che qualche anno dopo, sì, la Lega Lombarda che vedrà Bergamo aderire a quello che è il famoso giuramento di Pontida e appunto ancora oggi all'Arengario di Milano sono rappresentati i bergamaschi che marciano verso Pontida con il loro gonfalone col sole, appunto. Probabilmente non arriveranno a tempo, ma fa niente. Quello che però è significativo è che qualche anno dopo, nella battaglia di Portenova, i bergamaschi stanno dalla parte dell'imperatore, spesso avversi a Milano proprio per i motivi che abbiamo detto, e si faranno un vanto di aver catturato il Carroccio, lo vorrebbero bruciare, poi raccontano le cronache d'allora, lo regalano a Federico II di Svevia, il nipote del Barbarossa, che lo escorra in trionfo. Cioè, capite che la realtà storica è molto più complessa di quello che sarà la rilettura, prima abbiamo detto romantica, in francese direi romantica, dell'Ottocento, che a tutti i costi rileggerà in questo periodo l'età, in qualche modo, di preludio quasi all'unità risorgimentale. Ma lasciamo tutte queste vicende che ci servono solo a capire come, per esempio, per i milanesi non era facile comprarsi la pietra e nasce quindi un'architettura tutta giocata sul mattone. Rimaniamo invece un attimo in Sant'Apollonio e vi faccio notare una particolarità. Il coro è molto profondo. Non solo il coro è profondo, ma i due campanili, due, stanno sul transetto in una posizione anomala. Questo è tipico della Borgogna, è tipico delle zone del centro Francia, e si spiega con quello che ho detto prima. Chi ha il monopolio dei commerci con queste zone, se non la potente Como che appunto legge il contatto con questo mondo transalpino? La stessa cosa la troviamo entrando dove le chiese monastiche,
la semplicità come scelta, rinunciava alle volte a crociera e presenta ancora le capriate. I capitelli sono di origine borgognone, anche qui, ma soprattutto è interessante guardare la parte absidale, dove sopra il monumentale arco d'ingresso ha un palco. Oggi sta l'organo della chiesa, ma in realtà questo è un accenno a quel tema tutto tedesco del Bergwerk, l'edificio, la torre, il complesso di Occidente, ed è il palco dell'imperatore. E questo ci ricorda quello che abbiamo detto in precedenza, come fedele all'imperatore, che qui, Paolo del Barbarossa, sentì messa prima di recarsi verso Milano e Pavia ed essere intercettato poi a Legnano, non porta così benissimo cavallo. Tanto noi arriviamo velocissimi a Bergamo e diamo un esempio di romanico dando un'occhiata alla parte absidale della Basilica di Santa Maria Maggiore, che venne pesantemente ritoccata poi nel suo interno con l'aggiunta della cappella con leoni, con i rifacimenti seicenteschi, ma la parte absidale credo sia interessante. L'uso dell'arenaria, che ci porta a questa pietra sabbiosa, ma anche più calda nei suoi colori, e così caratterizza quello che è il mondo dell'architettura bergamasca. La presenza di una, in questo caso anche più elegante, loggetta cieca, simile a quella che abbiamo visto poco. Beh, vado appena a sottolineare altri due aspetti velocemente. Primo, questa chiesa era nata come chiesa popolare, costruita come ex voto. Santa Maria Maggiore è tutt'oggi gestita dal comune di Bergamo e non direttamente dalla comune. È significativo, dopo qualcosa come 800 anni all'incirca, ancora oggi la Misericordia Maggiore la gestisce, e appunto il tutto nacque proprio come struttura comunale. Perché non dimentichiamo un altro aspetto, la chiesa, meglio ancora la grande cattedrale, la sede della cattedra vescovile, è spesso e volentieri l'unico grande edificio della città, a volte l'unico edificio in piedi. Prima ho parlato di città costruite in quest'epoca, cito il caso di Alessandria, costruito in onore di Papa Alessandro, il grande avversario del Barbarossa, e si aggiungeva Alessandria della Paglia, per ricordarci che non è la grande Alessandria d'Egitto costruita l'epoca ellenistica, ma una città dai tempi di Paglia, dalle case di legno. L'unico edificio di una città è la cattedrale. Dovremmo aspettare la fine dell'età romanica per vedere sorgere quelli che in Lombardia saranno chiamati Palazzo della Ragione, Barletto, Arengario, cioè i palazzi comunali. Secondo aspetto che volevo farvi notare sta in alto, dove sta la cupola, spesso e volentieri troviamo l'incrocio tra il transetto e appunto la navata a formare la croce simbolica del corpo di Cristo. Siccome anche una cupola circolare, essendo un arco che ruota, scarica lateralmente, c'è bisogno di rinfiancarla. E nasce in Lombardia l'idea del tiburio, una sorta di torre che appunto racchiude queste scariche verso l'esterno. Beh, se guardate il tiburio qui, ottagonale. Se qualcuno ricorda quello che avevamo visto parlando delle catacombe, una chiacchierata fatta sull'origine del pensiero e dell'arte cristiana, l'otto è il numero della risurrezione, è il numero che si chiama la risurrezione di Cristo. L'incontro fra terra e cielo, poi vedremo meglio questi valori simbolici, sono nel nome di Cristo. Beh, sono tante le particolarità. Qua siamo in Piazzale Rosate, per chi conosce città, dove sta il liceo Sarpi, stiamo scivolando nell'angolo che va verso la camera pitta della Curia. La stranezza è questa sigla, non sta sul retro della chiesa, ma sta sulla parte opposta del transetto. Ancora una volta gli archetti pensili, la loggetta cieca, ma ripeto, una posizione strana. Per trovare qualcosa di analogo dobbiamo andare in lingua d'oca. Troveremo qualcosa di simile a Tolosa, ma per Tolosa passavano quei bergamaschi che andavano a Santiago del Compostela. Capite come si diffondevano le idee attraverso viaggi, incontri e scambi.
poco dopo l'anno 1000, per le sue vaste e complesse proporzioni, fu troppo difficile da eseguire. Iniziarono a predisporre le pilastrature, una serie di archi che dovevano sottendere le volte a crociera, poi si accorsero delle difficoltà enormi nel realizzare soprattutto le centime di legno, perché per mettere in opera un grande arco e una volta a crociera ci vuole una complessa struttura di legno, perché l'arco si regge solo quando è completo. Beh, la centina era troppo difficile, si abbandonò l'idea e si coprì con travature di legno. Facciamo pochi chilometri, arriviamo a Pavia, l'antica capitale dei Longobardi, e troviamo la imponente basilica di San Michele, dove venne incoronato re d'Italia Barbarossa stesso. Siamo di fronte a una chiesa in mattoni, perché siamo in piena zona di pianura, ma qui la pietra c'è. Pavia città imperiale ha i suoi rifornimenti, ed ecco allora questo importante fronte, tre portali, una loggetta superiore che denota una particolarità. Quella loggetta che era nata come elemento conclusivo assimilabile si può portare anche in facciata come elemento virgolette decorativo. Ma avviciniamoci al portale e ci rendiamo conto che sotto la protezione di San Michele, protettore dei Longobardi, è stata incitata San Michele al Pozzo Bianco presso la Fara, antico nome Longobardo, appunto, e ne troviamo una serie di decorazioni che denotano, ne parliamo fra un po', le novità della scultura, le novità figurative, ma troviamo anche tutta una serie molto elaborata di quegli ornati che nel suo tempo abbiamo chiamato ad intreccio, che erano tipici dei Longobardi. È chiaro che restano a Pavia, che era stata la capitale. E quindi le ragioni geografiche, culturali, storiche continuamente sottolineano certi valori. Ma proviamo a dare un'occhiata alla Basilica di San Michele, prendendola come modello di quello che accennavo prima, la forma simbolica anche di questi spazi. Quello che vedete è uno schema un po' semplificato, ma ben leggibile. Si entra dal grande portale. Il grande portale è il luogo di passaggio, il luogo che unisce su un valle, unire. Vi ricordo ancora, abbiamo già visto tante volte, contrario in greco di mettere insieme, separare, è via valle, il diavolo, quello che divide, separa l'uomo da Dio. Quindi capite la valenza del simbolo come qualcosa che unisce. E in questo caso il portale è il luogo che unisce lo spazio profano della nostra vita con lo spazio sacro della meditazione all'interno della Chiesa. Lì stanno le sculture più importanti, lì spesso stanno, anche in Santa Maria Maggiore, quei leoni stilofori, quei leoni che sostengono le colonne, che pareti degli antichi Damasu e Siri, ci proteggono l'ingresso, ci ammoniscono ad entrare in questo spazio sacro con le invenzioni. Oggi non fanno più paura nessuno. Risultato: una volta entrati e una volta richiamati i nostri voti battesimali attraverso l'acqua benedetta che era conservata all'ingresso della chiesa, inizia il viaggio della navata. Viaggio che attraverso le varie tappe e campate porta inevitabilmente alla morte. Sotto l'altare era presente nelle chiese più importanti la cripta. Dal termine greco cryptos, nascosto, appunto, si trattava di uno spazio seminterrato, spesso semibuio, la luce filtrava da piccole feritoie a livello quasi del terreno, coperto da una selva di colonnine. Questo era lo spazio dedicato alle reliquie. Qui si veneravano le reliquie dei martiri, dei testimoni, appunto, di coloro che, i santi, avevano testimoniato la loro fede e che erano adesso in qualche modo i riferimenti della comunità. Dopo aver meditato appunto attraverso le reliquie sì l'ineluttabilità della morte ma anche la loro fede, si poteva uscire in questa sorta di viaggio simbolico, salire alcuni gradini, non importa se appunto
una ripida scalinata come a Giornico in Svizzera, o semplicemente tre gradini simbolici, e si saliva sulla montagna. La montagna di cui parliamo è un chiaro riferimento al Calvario, al luogo in cui avvenne il sacrificio salvifico di Cristo. Risultato, attraverso il sacrificio eucaristico, siamo liberi dalla morte e nella risurrezione possiamo seguire il Cristo attraverso la cupola verso il paradiso. Lì il quadrato di base si trasforma nel cerchio della cupola. Il quadrato, simbolo dell'umano, diventa il cerchio, simbolo della perfezione, dell'eterno, dell'assenza appunto di continuità del divino. E provate a guardare un attimo, per completare questo simbolico viaggio nell'aldilà, cosa succede a San Michele, che per raccordare la struttura quadrata con la cupola circolare si usa i pennacchi, ne viene fuori la forma chiaramente ottagonale. È nel nome di Cristo, come abbiamo visto nel Tiburio a Bergamo, che si può superare la notte e ascendere al cielo. La Chiesa romanica quindi era in realtà una grande metafora del mondo conosciuto allora, attraverso il suo passaggio fra la vita, la morte e la risurrezione. Facciamo un rapidissimo giro per la Lombardia, che è proprio nella zona del Comasco, uno dei suoi epicentri, dicevamo, da lì vengono i maestri comacini, ed ecco allora sfogliandoli con grandissima attività. Vogliamo Civate, col bellissimo complesso di affreschi dedicati all'Apocalisse, uno dei grandi temi, poi ne riparliamo. Siamo in Val Camonica, allora gravitante sulla Bergamasca, e troviamo una piccola abbazia cuniacense, quella di San Salvatore. Chiaramente la pietra usata è la tonalite, la tirolite della Damella, si usano le pietre rocciate, la pietra ferrosa, grigiastra. Piccola ma significativa particolarità, la torre nolare, la torre campanaria, sta esattamente al centro dell'incrocio del transetto, in una posizione tra l'altro delicata e tipica dei cuniacensi. La ritroveremo anche in una delle chiese cuniacensi bergamasche, ci arriviamo tra poco, non lontano da qui, Sant'Egidio Fontanella. La piccola chiesa di Novate Mezzolo, siamo alla chiesa di San Fedelino, siamo in questo laghetto verso il passo, verso la Chiavenna, sopra appunto il lago di Como, raggiungibile solo quando appunto l'acqua è bassa, o per via barca, o per via d'acqua appunto. Spesso e volentieri questi edifici sorgevano nel luogo di ricordo di un martire. Anche qui, notate, gli archetipi insieme, anche se appena accennati. Piuno, San Martino, il grande santo venerato dei cuniacensi, la robusta ancora quasi alto medievale chiesa di Santa Croce, quasi sempre chiusa, ma fra un po' sembra che la riaprano, siamo in Bergamo. E poi mi ha parlato delle presenze cuniacensi, altro grande, questo monastero riformato benedettino, altro grande contenitore di ideali e di spiritualità che si diffonde in tutta Europa. Pensate che nella sola Bergamo avevano tre abbazie Pontida, ahimè distrutta poi proprio dai milanesi. La Pontida che oggi conosciamo non è quella appunto dell'età romanica, del famoso Tormento. San Paolo d'Arco venne completamente ristrutturata anche questa tra 500 e 600, e poi resta invece quasi intatta l'abbazia di Sant'Egidio, la più piccola, la meno significativa dal punto di vista del potere, ma la più interessante per noi, con i suoi archetti pensili, le tre finestre che ricordano nella parte absidale la Trinità, la Musa Trinitaria, la grande torre, questa volta squadrata e massiccia, all'incrocio del transetto, secondo le modalità di Messina. Sempre correndo in Bergamasca, la piccola chiesetta di Bonato, siamo vicinissimi, Santa Giulia, vale la pena di accennare a San Giorgio Almeno, con il suo tetto spezzato a salienti di sapore tipicamente lombardo, il bellissimo San Tommaso di Rimini,
diciamo la Spagnola nel Saint-Tomé, e molto probabilmente è un edificio di origine monastica, probabilmente benedettino femminile, nato con tutta probabilità dopo la prima crociata, quando arrivò in Europa un modello sulla forma degli antichi martiri. Era stato gli edifici circolari dedicati a un santo, era nato il Santo Sepolcro, e adesso questo diventa un grande modello da imitare. Troviamo qualcosa del genere, per esempio, nel San Lorenzo di Mantova, del Duomo Vecchio di Brescia, che riprenderanno la stessa forma. Questa è la parte essidale, e basterebbe guardare gli archetti intrecciati per renderci conto che è un'aggiunta posteriore rispetto agli archetti del coronamento centrale. Ma proviamo ancora una volta, proprio velocemente, ad entrare in questo stupendo spazio, un deambulatorio coperto da volte a crociera, le grandi riprese tecniche, e proviamo a guardare il centro e ci accorgiamo che a sostenere la cupola, a guidarci verso la luce della lanternina, sta uno spazio con 8 colori. Abbiamo capito che non è casuale. Se lo appunto una volta, e non sto a riprendere perché eravamo già visti il suo tempo, ci richiama la resurrezione e la figura di Cristo. Tutto è simbolico, questi sono alcuni capitelli che denotano il passaggio delle forme di intreccio ancora lungobarde alle nuove immagini figurative, che spesso e volentieri nascondono anche nei minimi particolari un significato. Parliamo poi di scultura, ma date un'occhiata a questo capitello semplicemente, una figurina che dopo aver salito la colonna, parlando appunto dei Longobardi la volta scorsa, che era presente, abbiamo ricordato l'albero di Natale, se ricordate, con l'idea dell'albero che unisce terra e cielo, il fantascologicamento fra terra e cielo stesso. Bene, l'albero come il luogo che, come la montagna, permette di elevarsi, di salire. Il salire verso l'alto, superando, posso usare le parole di Dante, la selva oscura del peccato. Ed ecco allora questa testina, occhi sbarrati e orecchie ben vigili, appunto, che attenti ai dettami divini, riesce a superare il peccato e a salire verso l'alto. Bene, la Lombardia è piena di edifici, questa Piacenza, con la sua grandiosa struttura. Piacenza era molto importante all'epoca. Mi limito a farvi vedere il Tiburio, ottagonale alla lombarda. E questa è la fronte di San Geminiano, la cattedrale di Modena, che presenta alcuni effetti particolari, la presenza dei leoni stilofori che sorreggono il protiro, il portale d'accesso, la presenza di questo loggiato portato in facciata, le tre porte che denotano la presenza di tre navate, ma ricordano anche che noi entriamo nel nome della. E poi denota anche alcuni ritocchi. Quando incontrate in rosone, attenzione, perché questo tema dedicato alla rosa mistica di sapore mariano è cortico, e quindi un'aggiunta posteriore. Ma noi proviamo a entrare un attimo, ritroviamo le pilastrature, i matronei, le volte a crociera, l'alto altare con la grande cripta, e questa è la pianta. E se osservate con attenzione, tengo smentito in quello che ho detto in precedenza, a prima vista, perché abbiamo appena sottolineato che tutta una logica ferrea. Beh, per esempio abbiamo detto che laddove c'è una grande volta a crociera c'è bisogno di grandi pilastri cruciformi, laddove c'è la più ridotta volticella delle navatelle laterali basta un sostegno più ridotto, una colonnina, un pilastrino. E questo dovrebbe riflettersi anche all'esterno. In realtà non si riflette, addirittura finisce con avere delle passi sfalsati. C'è un motivo preciso. E ce lo dice questo antico codice, conservato ancora oggi nell'archivio capitolare della cattedrale di Modena. La cattedrale viene distrutta. Nel 1117 un drammatico terremoto sconvolse l'Emilia. Tutte le grandi cattedrali lungo la via Emilia, da Modena a Reggio Emilia, a Parma, crollarono.
o perlomeno vennero pesantemente danneggiati. Poi iniziò la ricostruzione. E nel nostro caso la ricostruzione struttò le murature rimaste in piedi e spostò, come vedete, all'interno i massicci contrafforti. È una sorta di adattamento del problema. Ma questo drammatico avvenimento e il suo codice ci fanno vedere un altro aspetto molto interessante. A partecipare alla ricostruzione è tutto il popolo. Sotto la guida di un architetto, che abbiamo eccezionalmente il nome, si chiamava Lanfranco, lo vedete qua con il suo bastone di comando, non solo le maestranze, non solo i latticini, i carpentieri, quindi coloro che avevano una tecnica più raffinata, ma tutto il popolo partecipava alla costruzione della cattedrale. Magari semplicemente, come in queste figure, appunto che stanno in basso, sembrano poi settenari, ma fa niente. Era arrivato sul fondo della Val di Susa, trovava accoglienza nell'Eremo. Non so quanto ne fosse contento, perché l'Eremo si eleva circa 500-600 metri sopra la strada, quindi è arrivato lì, se vuoi andare a riposare, devi salire. Da di fatto che venne costruito, e a noi interessa vedere le incredibili sostrutture, su un picco roccioso, attraverso parti letteralmente al palazzo. Se vi ricordo ci siamo anche stati con alcuni di voi un po' di anni fa, e vi ricordate che entrando dal portale, sotto queste volte che ampliano lo spazio costruttivo e si concludono nella roccetta lombarda, si percorreva il famoso scalone dei morti, che mezzo scavato nella roccia, mezzo costruito, permette di salire la montagna stessa. Adesso facciamo un salto invece dall'altra parte, in questo nostro rapidissimo viaggio, ci siamo chiesti i giapponesi che corrono da un po' l'altro. Ci troviamo già subito a Venezia, dove in quest'epoca viene costruita la Basilica di San Marco. Attenzione, non quello che vedete, perché San Marco, caratterizzata dalla sua pianta a croce greca, bizantina, viene ristrutturata sì in età romanica a partire dalla precedente cappella medievale, ma viene ristrutturata secondo i dettami bizantini. Se facciamo due passi e andiamo sotto il campanile del Sansonino, vediamo la vera San Marco, che era così. Era un edificio storico di mattoni, esattamente come abbiamo visto nelle chiese ravennati o di Costantinopoli, l'esterno di mattone rappresenta il corpo, il mondo terreno. L'interno luminoso, ricco di colore, rappresenta l'anima. E questo era il dettaglio di sapore chiaramente platonico, di gusto orientale. Venezia sarà a lungo legata all'Oriente. Ed ecco allora che la sua pianta a croce greca vedrà l'aggiunta più tardi di un portico che nasconde ciò che abbiamo visto in gran parte e che oggi la fa presentare nelle sue forme. Ma ripeto, la forma romanica era molto diversa. Proviamo a entrare e siamo nel regno della luce, all'interno dell'anima, in uno spazio che è ancora decisamente bizantino. Ma attenzione, qui non abbiamo la leggerezza che abbiamo visto a suo tempo a San Vitale, negli edifici appunto realmente bizantini, perché anche a Venezia sta arrivando il gusto più robusto, più massiccio degli archi, dei pilastri romanici. Quindi anche a Venezia qualcosa si incrina e inizia a cambiare. Se adesso facciamo un salto a Verona e ci limitiamo a guardare la fronte di San Zeno, ritroviamo in maniera molto puntuale le forme lombarde che abbiamo visto per esempio a Modena, lo stesso tetto spezzato salienti, gli stessi archetti bensi, lo stesso protiro con i leoni stilofori, la presenza della loggetta qui poco marcata ma leggibile attraverso queste bifore. Beh, anche qui l'aggiunta posteriore del rosone, ma la differenza a livello visivo è notevole. Mentre qui siamo di fronte a una visione, posso chiamarla plastica, scultorea, chiaroscurale, qui a quattro passi dalla Venezia della luce bizantina, tutto su un tono coloristico e luminoso. Se pensate a quello che sarà lo sviluppo della storia dell'arte e pensate alla pittura di Bellini, di Giorgione, di Tiziano, sarà la luce, sarà il colore, che qui già inizia in qualche modo ad emergere.
il fondamento del mondo veneto. Noi abbiamo già superato gli Appennini e siamo già a Firenze, dove di quest'età romanica resta fulgido esempio il battistero. Battistero che con la sua forma ottagonale, tipica di tutti i battisteri nel ricordo della resurrezione di Cristo, presenta una scansione decisamente classicheggiante. Ci stiamo avvicinando al centro Italia, al cuore delle romanità, le rovine all'estero erano molto più leggibili di quanto lo siano oggi. Alcuni edifici oggi non più esistenti, come il Settimio, la monumentale facciata dei palazzi imperiali sul Circo Massimo erano intatti. Per cui molti elementi erano leggibili. Ed ecco allora questo gusto dell'antico ripreso attraverso la geometria, la proporzione, la simmetria, l'equilibrio delle varie parti, la puntuale ripresa di elementi classicheggianti come i capitelli o i timpani sopra le finestrature. Questo gusto geometrico che vede a Firenze disegnare quasi col marmo verde di Prato sul bianco di Carrara queste forme geometriche, non può non farci già intuire una cosa. Se in qualche città nascerà quello che noi chiamiamo il Rinascimento, sarà proprio Firenze, dove questi sottofondi razionali e di cultura classica sono evidentissimi. Eccoci all'interno di tipici archi intrecciati ancora di sapore moresco. E concludendo questo nostro rapidissimo viaggio in Italia, insomma, se vi mostro un particolare del chiostro di Monreale e vi dicessi che siamo all'Alhambra di Granada, va benissimo. In questo gusto assolutamente orientale. Bene, sfoglio soltanto per farvi notare come tutto questo si diffonde in tutta Europa. Rapidissimi, siamo in Alsazia, Murmansk. Adesso siamo andati, sempre rimanendo nel bacino del Reno, a Marmoutier. E questa è Cluny, o meglio quello che ne resta. Venne distrutta la chiesa durante la rivoluzione francese, venne quasi totalmente abbattuto questo ricchissimo resto. Resta un particolare della torre nonale, la torre campanaria, San Paolino da Nola era l'inventore delle campane, ecco da qui il nome. Ma questa era Cluny, una vera e propria città di monaci. E quello che vedete adesso, se vi ricostruisco la cattedrale, è un particolare del transetto, appunto, pensate cos'era in realtà la vera cattedrale con la sua struttura e il suo doppio transetto. Siamo a Parello Nuniale, con le due torri in facciata e l'alta torre centrale, Vézelay, dove si venerava il presunto corpo di Santa Maria Maddalena e dove nasce l'idea della nazione francese, con il suo gusto tutto borgognone per la dicromia. Siamo nel Vernia, la terra di Vercingetorige e San Nettario, con la sua struttura resa ferrigna dalla pietra locale e le solite modalità, la volta crociera, gli archi del deambulatorio. Ci stiamo incamminando verso la Via Lattea, la grande serie di strade che partendo da tutta Europa giungeva in quattro grandi strade principali e da lì convergeva verso i Pirenei. Attraverso il passo di Roncisvalle si calava nella terra spagnola. Per la verità dal sud gli italiani provenzali preferivano, partendo da San Giglio e Giugare e Arl, arrivare al passo di Santa Cristina di Sonpor e scendere a Jaca, l'antica capitale dell'Aragona. Da lì si sarebbe arrivati al Puente della Reina. Il Ponte della Regina Branca era l'inizio del percorso, che attraversava i piccoli regni spagnoli, il regno appunto di Aragona, quello di Castiglia, quello del León, e arrivava a Navarra, e arrivava appunto a Santiago de Compostela. Attenzione, questa è la Spagna del Nord, allora ritornata alla cristianità, ma sotto il Duero il fiume appunto nei cui pressi sorgeva Ávila de los Caballeros, la patria di Santa Teresa e l'ultima fortezza cristiana, era Andalusia, era la
siamo sulla zona di confine. Beh, capite che la via di San Cesare fu anche un grande affare economico, militare, perdonate, perché fu il tentativo dei piccoli re spagnoli di chiedere l'aiuto agli occidentali. Siamo cristiani come noi, quindi a proteggerci, a aiutarci nella re conquista. Fra i primi che accorrere, i templari, che costruirono i loro castelli sulla via per proteggere i pellegrini. Ma fu anche un affare economico, perché subito qualcuno si rese conto che passavano dei poveracci, ma passavano anche i seguiti di vescovi, di principi. Per esempio, questa cittadina della Navarra, Estella, che ricorda la stella di Compostela, nacque adesso e per un paio di secoli si parlò solo il provenzale. L'avevano costruito alcuni mercanti provenzali e avevano fatto un grande affare. Ed eccoci allora lungo la via di Santiago, Conca, siamo fra le montagne della guerra. Sarà proprio in queste terre che si sviluppa il gotico. Angoulême, con la sua strana struttura, che vede un caso del tutto particolare, non volte a crociera, ma a scandi della navata. Moissac, con il suo grandioso chiostro. E appunto San Saturnino di Tolosa, dove ritroviamo quegli elementi che abbiamo detto poi, troviamo in molta lingua d'oca, e abbiamo visto anche a Bergamo, absidiole, che hanno un motivo particolare. Il percorso dei pellegrini era diventato, il flusso dei pellegrini era diventato talmente appunto strabordante da rendere difficili le cerimonie religiose e da bloccare quello che era la vita quotidiana dei grandi edifici monastici. E allora si escogitò un meccanismo, quello di entrare dal transetto attraverso dei grandiosi portali che permettevano di percorrere attraverso un deambulatorio il retro della chiesa. Non avrebbero dato fastidio alle grandi cerimonie monastiche liturgiche, e attraverso questo flusso continuo si arrivava a poter, tra l'altro, ricevere l'indulgenza, perché in ogni cappella una tappa del percorso. Se io dimostro di non essere in grado di arrivare fino in fondo, ho esplicato in questo modo il mio voto. Questa è la parte visitale, ma noi siamo già subito in Normandia, dove i ruderi di Jumièges ci ricordano mai, anzi al contrario, ma va bene lo stesso, perché troviamo i tetti aguzzi e le due torri in facciata. Siamo in Normandia. Breve salto in Spagna, dove troviamo San Mantello di Canigú sulla via del Passo di Somport, quello che percorrevano gli italiani. Non era infrequente trovare questi monasteri che scandivano il lungo cammino del pellegrino. E andiamo un attimo appunto anche in Germania, dove troviamo l'antica abbazia di Corve, di origine addirittura carolinge, e in San Michele dei Desani, presso Magdeburgo, troviamo l'idea del Vesper, di cui parlavamo prima. La grande parte absidale e a bilanciarla il palco imperiale, che qui diventa addirittura una struttura analoga. Il potere religioso e quello civile, che sottolineano l'importanza dell'imperatore bilanciandosi. Troviamo la stessa cosa nell'intensissimo Duomo di Spira, dove sono arrivate le influenze lombarde. E lo troviamo nella patria di Barbarossa, siamo in Svezia, Amberga, e anche qui troviamo appunto questo doppio gioco del palco imperiale. Beh, un salto anche in Inghilterra, dove queste idee arrivarono attraverso i normanni, che portarono appunto le porte a crociera, i deambulatori, ma anche qualche novità, come i grandi pilastri con quella decorazione che mi ricorda i tessuti a principe di Galles, per rimanere in Inghilterra appunto, e che è tipica di queste zone. Re normanni che fecero costruire le cattedrali appunto di spregio verso i sassoni locali con materiale francese.
venne portato tutto di là della Manica, il materiale, e costruirono le torri più alte allora conosciute. Queste grandiose torri che dovevano rappresentare i sassoli, la potenza dei conquistatori normanni. E poi ridendo, mi viene voglia appunto di sorridere, crollarono tutte le torri. Ma c'era anche questo aspetto politico in questi giochi, appunto. Siamo tornati un secondo in Spagna e concludiamo questo viaggio in Europa dell'architettura romanica dando un'occhiata a Eunate, cappella che sta appena al di là dei Pirenei, presso il puente della Reina, e qui i templari seppellirono i pellegrini che morivano di stenti attraversando il passo di Roncisvalle o venivano uccisi dai Vaschi. Abbiamo ancora oggi la vita del pellegrino scritta da Eritico, un chierico del 1100, che ci dice: state attenti ai Vaschi perché hanno alcune usanze poco piacevoli. Una, per esempio, è quella di catturare i pellegrini. Non li ammazzano, li usano come cavalli, appunto per trainare le merci o con salto di spalla e li usano come cavalcatura sui Pirenei. E sta di fatto che qui vengono sepolti i poveri pellegrini che morivano nel viaggio. Vi faccio notare il recinto ottagonale, il numero delle terre. E questa è Fromista, San Martino, il centro del percorso, con la sua torre a lombarda e con le tre finestre che ricordano il tema della Trinità. E se ci spostiamo nel Leone, le influenze arabeggianti in Santa Maria la Maggiore iniziano a essere più evidenti. E infine Santiago, con le sue forme in realtà provenzali, la volta a volte tipica della Provenza, e la grandiosità dei suoi spazi. Bene, qui Emeritico ci dice, dopo tanta fatica, si è arrivato nel luogo, finalmente, in cui, attenzione, si dice che è sepolto San Giacomo. Quindi alla fine ci dice, forse non è vero, non ha nessuna importanza. Perché ormai il viaggio che ti ha portato a staccarti dalle tue abitudini e intraprendere il viaggio verso la novità e il rinnovamento della fede, l'hai fatto. Santiago era una figura grandiosa che l'ultima volta compare la porta del Pardona, che si unisce alla porta della gloria, da cui entrano i pellegrini dell'ultima volta. Noi finiamo appunto un attimo questo rapido discorso sull'architettura, chiedo scusa ma valeva la pena di fare proprio una carrellata, in Catalogna, dove ritroviamo quello che abbiamo visto a Milano, perché furono maestranze lombarde a iniziare il romanico catalano, quelle strutture fornice, quel tiburio massiccio, ritroviamo la loggetta cieca. E infine vi mostro appunto una collegiata, quella di Curvisa, che ci fa vedere come fin sulle rive della vista, ai limiti estremi della cattolicità, si è diffuso un culto romanico. Questo monastero benedettino è in Polonia e appunto al di là dei tetti un po' buzzi e della pietra locale presenta caratteristiche del tutto simili a quelle che abbiamo finora visto. Ma adesso è arrivato il momento, andiamo avanti ancora un pezzetto prima, non finiamo tutto perché tanta roba, e chiedo scusa ancora della partenza. Lascio la parola al grande San Bernardo di Chiaravalle, che prenderà e rinnoverà il mondo benedettino con la nascita, vedremo, più avanti dei cistercensi, che vengono a fare nei chiostri sotto gli occhi dei monaci che leggono quei mostri ridicoli, quelle bizzarre e deformi bellezze, quelle mirabili difformità. Che significano quelle sordide scimmie? Quei feroci leoni, quegli strani centauri che sono uomini soltanto a metà, quelle tigri coperte di strisce, quei cavalieri che si battono, quei cavalieri che si sfiatano con i loro corni. Qui si vedono corpi sotto una sola testa, la testa sotto un unico corpo. Qui c'è una bestia quadrupede con una coda di serpente, là un pesce con una coda da bestia, qui ancora davanti di un cavallo, si tira dietro mezza cara, una bestia con le corna porta i quarti posteriori di un cavallo. Cosa sono queste fantasie? Queste bizzarrie, sorprendente, continua Bernardo, e così ricca appare la diversità di queste forme, così multipla, così meravigliosa, che gli viene più grato decifrare i marmi che leggere i manoscritti.
invece di studiare i Vangeli, invece di studiare la Bibbia, i monaci passano il giorno guardando questi strani capitelli, queste forme. Si occupa la giornata a contemplare queste curiosità, una per una, anziché meditare la legge di Dio. Così Bernardo, appunto, che si scaglia contro lui, che rinnovatore del mondo cistercense, questo mondo romanico ormai alla fine, quando il Bernardo scrive. Diamo da un'occhiata che vi alla scultura, che aveva visto il passaggio, torniamo a Sant'Ambrogio, dalle forme longobarde, lobulato ad intreccio, e i primi elementi figurativi. Dando un'occhiata a questa scultura, che ci porta a uno degli amboni di Sant'Ambrogio, ritroviamo alcune caratteristiche del romanico. L'aspetto simbolico, l'aquila di San Giovanni, è un pulpito, ma anche l'aspetto fortemente espressivo. A sostenere il peso dell'ambone superiore, lì si affacciava la parte del predicare, un telamone, è il maschile della cariatide, che sembra quasi schiacciarsi, flettersi sotto il peso superiore. Le gambe, le ginocchia che si piegano, le gambe che si flettono, i piedi che si incurvano, la schiena piegata, e sopra il vescovo e la gente che appunto sorrideva. Perché l'arte romanica è fatta di questi aspetti estremamente espressivi e a volte anche estremamente ironici. Proprio di quegli anni è una bolla papale che blocca una certa tendenza. Sant'Agostino, nel suo De Catechizandis Omnibus, i rudimenti del catechismo, dell'insegnamento, aveva scritto: quando fate qualche predica o avete insegnamenti, soprattutto per i più giovani, molto complessi, ogni tanto spezzate il ritmo, ogni tanto rompete un po' la tensione, una battuta, un sorriso. E l'avevano preso un po' troppo sul serio, si andava messa molto volentieri, che il prete era una barzelletta dietro l'altra, e spesso anche pesante in carattere sessuale, tanto che una bolla papale del 1120 blocca questo modo di operare un po' troppo spinto. Ma l'età romanica è piena di questi effetti. Adesso siamo a Mossacca, stiamo girando nelle chiese che abbiamo visto prima, e vediamo quali sono i temi. Sono temi in gran parte biblici. Questo è un frammento della fuga in Egitto, ma guardate la bellezza e anche la ingenuità di questo asinello che porta Maria e il bambino. La fantasia diventa esasperata, siamo tornati nella cripta di Babbo Natale e San Nicola e ritroviamo addirittura una testa di leone, come c'è scritto sdegnato San Bernardo di Chiaravalle, che funge da elemento di unione di due corpi. E questa è la cattedra del vescovo Elia, siamo sempre a Bari. Elia, sappiamo dalle cronache dell'epoca, è un omaccione grande, grosso, molto grasso e pesante. Immaginatelo seduto lì sulla sua cattedra, mentre coloro che la sostengono sotto la guida di questo maestro urlano dalla fatica e i due leoni sotto i suoi piedoni appaiono quasi schiacciati. Tutto appare, ripeto, ironico, altro che il medioevo pesante e oscuro. Spesso e volentieri strane figure come questa che nascondono profondi elementi simbolici, appunto, e che vanno letti e codificati. Quali sono i luoghi dove prendono piede queste sculture? Beh, buona parte i portali, e non è appunto illogico assistere alla lotta di due mostri a fianco di vicende bibliche come quella Daniele nella fossa dei leoni. Daniele che, se andiamo a leggere il testo biblico, riesce a reggere i giorni nella fossa, poi sarà ritenuto innocente, siederà a destra del re, e per l'aiuto del suo segretario che gli porta il pane in volo da Gerusalemme a Babilonia. Certo, fare il volo Gerusalemme a Babilonia tenuto per le orecchie da un angelo non credo che sia comodissimo. E ancora una volta torniamo all'aspetto tutto ionico del mondo romanico, la pagliotta fra le mani, ma proprio che porta al suo maestro il pane.
la porta di Vieilleville, la porta che dava omio della villa, al centro della città di Tolosa, e assistiamo all'immagine della Pentecoste, scusate, l'immagine dell'Ascensione. Sono i grandi temi che vengono narrati, i temi della vita di Cristo, e sui capitelli la strage degli innocenti, l'annunciazione, la visitazione. Come avevamo intravisto nelle catacombe, continua la visione didascalica, l'insegnamento, è quella che all'epoca è chiamata la Bibbia Pauper, la Bibbia dei poveri. Gran parte della gente non sa leggere e scrivere, sono veramente pochissime le scuole, in buona parte legate ai monasteri, e quindi gran parte dell'insegnamento avviene per via orale, e le immagini devono essere strumento di ricordo, ma anche di approfondimento e di meditazione. Ecco un Daniele fra i leoni ammansiti, che ci porta in Provenza. Altro grande luogo, punto, è il chiostro. Facciamo un salto al chiostro di San Salvatore, di San Sever, e troviamo queste strane colonne attorcigliate, troviamo i richiami e i simboli degli evangelisti, troviamo immagini di angeli, troviamo appunto una serie di racconti biblici, l'adorazione dei magi, l'immagine della lavanda dei piedi, il richiamo alla crocifissione di Cristo. E quindi possiamo, attraverso queste tappe, Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro, che troveranno vuoto, possiamo rimeditare tutta la storia, in questo caso evangelica. Facciamo un salto adesso ad Aosta,